I controlli arrivano anche dall'alto e la polizia locale, con l'ausilio dei droni, ormai ha occhi dappertutto. E di ieri la scoperta di un'officina abusiva allestita in un terreno in comune di Sassari a Tana dei Lumazzoni, dove si trovava anche una discarica abusiva con rifiuti speciali e pericolosi. L'area, ubicata poco dopo il cavalcavia, è stata sequestrata dagli uomini del nucleo di polizia ambientale e investigativo in Borghese, denunciato il presunto responsabile per i reati di gettito abusivo di rifiuti e discarica abusiva, oltre che per gli illeciti amministrativi, per l'attività di meccanico e carrozziere. Nel terreno, sottoposto a vincolo paesaggistico per rischio idrogeologico, gli agenti hanno trovato oltre 100 batterie di auto. Olio esausto riversato direttamente nel terreno, centinaia di pneumatici, carta catramata, rottami ferrosi, motori di camion e amianto. Si tratta di rifiuti altamente inquinanti e pericolosi. Presente anche un tir pieno di merce come abiti e bottiglie di olio. Gli agenti del comando di via Carlo Felice hanno anche scoperto che l'uomo che aveva in affitto il terreno usava abusivamente l'acqua del rio Sant'Orsola. L'area era difficilmente accessibile dall'esterno, le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori responsabilità, sia penali sia amministrative, anche di altri soggetti.